È una baia Puglia e Lucania condizionata dal maltempo ad assegnare il titolo italiano 2013. Nebbia, pioggia e il fango in quantità industriale hanno caratterizzato la competizione organizzata da Sports, Marketing e Management, disputata nel nuovo percorso a cavallo tra Candela e Melfi. Gara nuova in parte, ma risultati nel segno della più profonda tradizione degli ultimi anni, con Lorenzo Codecà ed il Suzuki Gran Vitara a firmare per la sesta volta la serie tricolore A-CXI. Erano tanti i temi sportivi che alla vigilia della gara tenevano alto l'interesse degli sportivi. Al via si segnalavano debutti di piloti di grande rilievo, come la campionessa del mondo moto Andrea Maier, per la prima volta alla guida di un Dainese Dust Devil, oppure quello del campione europeo ed italiano di rally Renato Travaglia alla guida di un Gran Vitara di Suzuki Italia. Ma diciamo che sono molto orgoglioso della scelta che ha fatto Suzuki di farmi esordire in questa gara. E sono contentissimo, è un'esperienza nuova dove sicuramente avrò molto ma molto da imparare dai campioni della specialità. Noi lo facciamo con molta modestia, cercando appunto di imparare e di fare il nostro meglio. Presenze di peso all'edizione 2013 del Rally Puglia e Lucania, arricchite anche dal pluricampione italiano Lorenzo Codecà, prossimo a firmare il titolo tricolore assoluto e di gruppo T1 alla guida del Gran Vitara 3.6 V6. In questa gara onestamente non andremo sicuramente veloci subito, però il campionato ormai per noi è già fatto, dobbiamo solo dare una conferma in una gara dove ci è sempre piaciuta tantissimo, l'abbiamo vinta parecchie volte. Noi apriamo la strada e quindi avremo pozze piene e terra non tanto bella, però metteremo giù sicuramente da subito. La baia Rally Puglia e Lucania era anche la quinta prova del Suzuki Challenge, in cui i protagonisti sono anche gli attori principali del gruppo T2 del campionato italiano, la categoria riservata ai fuoristrada di serie corsa con il Gran Vitara 1.9, dove il ventenne Andrea Dalmazzini era al comando di entrambe le classifiche. Alle sue spalle si segnalavano Andrea Lolli ed Alberto Spinetti, che lo seguivano come un'ombra in tutte le graduatorie. La gara partiva sotto un cielo coperto che non aspettava altro che i piloti si lanciassero sul primo settore selettivo per fare cadere una fastidiosa e continua pioggia, che il giorno seguente rendeva quasi impraticabile il tracciato di gara. In un'ambientazione tipicamente fuoristradistica, il campione milanese, ottimamente navigato dall'emiliano Bruno Fedullo, confermava la leadership nella specialità, conseguendo la vittoria nella quinta tappa della stagione dopo aver duellato in modo serrato con Renato Travaglia e Giacomo Ciucci. I rallisti debuttanti nella specialità a bordo del Suzuki Gran Vitara T1 si esibivano in una gara che li vedeva dapprima prendere le misure ed imparare, quindi attaccare ed arrivare in prossimità del traguardo in seconda posizione assoluta, a soli 4 secondi dal leader Codecà. Nel quinto e conclusivo settore selettivo il milanese aumentava ulteriormente il ritmo nel tentativo di rispondere a Travaglia. La prova vedeva uscire indenne e vincente Codecà, mentre Travaglia lamentava la contemporanea rottura di un semiasse anteriore ed il cerchio posteriore del lato destro del suo fuoristrada, che lo rallentavano e facevano scivolare nelle retrovie. Il momento più difficile, senz'altro, il fondo è stato difficilissimo tenere la macchina in queste condizioni. La prova più bella di tutte è stata l'ultima, perché nella penultima Renato mi ha dato 18 secondi e nell'ultima sono andato al massimo e oltre 18 gli hanno dati altri 15. E più di così era impossibile poter andare. La prova più divertente è stata per me indubbiamente l'ultima, dove abbiamo spuntato un tempo sicuramente eccezionale. A noi piace essere dove viviamo le nostre passioni. Siamo in mezzo a piloti, siamo in mezzo ad appassionati, siamo in mezzo a chi si diverte, chi vive la propria vita in modo pieno. Quindi ringrazio un pilota professionista e campione come Renato Travaglia, che insieme al nostro campione Lorenzo Codecà oggi ci ha fatto vivere una giornata di competitività e davvero di sogno per Suzuki. Oggi siamo arrivati fino a 4 secondi da Lorenzo, purtroppo poi nell'ultima prova abbiamo avuto un problema tecnico che però non cambia niente, insomma, ha vinto Lorenzo, è importante che vincesse Suzuki. E poi niente, noi ci siamo divertiti, è stato molto molto bello, devo ancora imparare molto chiaramente, però a me piace. La seconda posizione in gara era così ereditata dai polacchi Komor Miczki e Kolodziej su Mitsubishi L200, la terza assoluta dalla tedesca Andrea Maier, navigata da Roberto Musi, a bordo delle Dainese Light T3, dopo una gara ad alto profilo disputata su un terreno con molto fango che non favoriva le prestazioni delle vetture due ruote motrici.
Alfio Bordonaro e Marcello Bono si evidenziavano in una gara eccellente, tagliando il traguardo di Candela in quarta posizione assoluta e prima del gruppo T2 con il Gran Vitara 1.9 DDS, che gli permetteva anche di vincere la gara del Suzuki Challenge, precedendo Lolli e Forti, quinti assoluti e secondi del Challenge. Sì, sì, è andata bene. Ieri la prima prova abbiamo provato a testare il terreno per vedere com'era il fondo e poi dalla seconda prova in poi ci abbiamo dato un pochettino di... ci abbiamo dato addosso. Chiudevano al sesto posto assoluto Dalmazzini e Fiorini, terzi della gara del trofeo Suzuki e sempre al comando della graduatoria. Elvis Borsoi, in coppia con Stefano Rossi, si piazzava al nono posto assoluto e vinceva la gara del gruppo TH su Mitsubishi Pajero 3000, precedendo al traguardo per 2,59 Grossi e Manoni al volante del Land Rover Defender 3.5. Terzi erano Bimbi e Cingolani a bordo del Mitsubishi Pajero 2.5, all'arrivo anche Aaron Travaglia, figlio di Renato, e Giuseppe Ananasso su Mitsubishi Pajero.